GF VIP Shock, nuova squalifica improvvisa? Ecco perché Kevin Zuiden. Al cancelletto Grande Fratello VIP 2017 sono in arrivo dei nuovi colpi di scena clamorosi? A quanto pare, sebbene siamo giunti quasi alla fine di questa seconda edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, nel corso della prossima puntata in diretta in programma lunedì 27 novembre potrebbe esserci una nuova squalifica, che questa volta però non avrebbe nulla a che vedere con gli autori, visto che potrebbe essere definita una sorta di autoespulsione. Nuova clamorosa squalifica nella casa del Grande Fratello VIP? Il concorrente in questione, che in questi giorni sta passando dei momenti molto difficili all'interno della casa del GF VIP 2017, è Ignazio Moser, che nel corso della stessa giornata ha dovuto fare i conti con due veri e propri colpi di scena shock. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Ignazio è stato informato dalla produzione del grave lutto che in queste ore ha colpito la sua famiglia. La sorella della mamma di Ignazio, infatti, è venuta a mancare dopo aver combattuto per anni contro la demenza senile. Una notizia a dir poco shock che ha lasciato senza parole il giovane ciclista, il quale però non ha abbandonato il programma di Canale 5. E poi ancora nella stessa serata Ignazio ha dovuto dire addio, seppur momentaneamente, alla sua fidanzata Cecilia Rodriguez, nuova eliminata dalla trasmissione. Insomma, due colpi di scena decisamente forti per Ignazio, che in queste ore in casa ha ammesso che non sa se riuscirà a superare questo momento così delicato all'interno della casa del GF VIP, e proprio per questo motivo ha svelato ai suoi coinquilini che desidera autosqualificarsi dalla trasmissione. Ignazio Moser vuole squalificarsi dal GF VIP. Una confessione che ovviamente ha spiazzato tutti gli altri concorrenti del reality show, i quali hanno cercato in tutti i modi di farlo ragionare, ricordandogli che ormai mancano pochissime settimane al termine di questa seconda edizione del GF VIP. Eppure Ignazio è apparso decisamente sofferente tra le mura domestiche di Cinecittà, e per questo motivo i suoi fan temono che nel corso delle prossime ore possa compiere qualche pazzia. Cosa succederà a questo punto? Ignazio Moser deciderà di abbandonare la casa del Grande Fratello VIP e quindi di autosqualificarsi prima ancora di conoscere il verdetto finale del pubblico di lunedì sera, è in nomination contro Cristiano Malgioglio? Vedremo come si evolverà la vicenda nel corso delle prossime giornate.